Tia, and welcome back to my channel. Today I have a very special video for you guys and a very special guest. I don't know if you guys remember, like a couple months ago I made that video on Dear White People and I was responding to an Italian YouTuber. Well, this is her. That's me. So we met and we had lunch and we talked about everything that we kind of disagreed upon in the video, and we kind of came to a common ground and discovered that we actually agreed on a lot of things. It was more a misunderstanding and a bit of an overreaction on my part. We decided to come together to make some videos for you guys. In today's video on my channel, we're going to be talking about the issue of sexism in Italy versus USA. I did a similar video with Serena like a few years ago, and some of the complaints that I got were that we didn't really know what we were talking about, we weren't qualified to talk about it. Well, Irene has a degree in psychology, but not just psychology. Say it, Irene, in Italian. Psicologia dei processi sociali, decisionali e dei comportamenti economici. So I think she's abbastanza qualified to talk about what we're going to talk about today. I've tried multiple times to kind of give my perspective on what I think the differences are, but I'm never really able to vocalize them, to say them in the correct way, because I can just go off of my own feelings and experiences. And I never really thought about gender until I came to Italy, so it's really hard for me to say what I think is going on. So I feel like you could have a really important perspective to bring to my channel as an Italian woman that actually studied this stuff, and you work in this field. The first difference that I came across was just in general how people react to certain things, react to different situations. For example, last year I went to the post office and I was doing like the whole process for my permesso and blah blah blah. And the guy that was behind the window had a coworker that thought it would be really funny to tell me how much the guy that was serving me was in love with me and wanted to take me out on a date. Literally, this guy 10 minutes ago was telling me about how I'm the same age as his daughter. And then his coworker comes out to say, oh, ma sei bellissima, devi andare su un appuntamento con lui. I had no idea what to say. I was speechless. The guy didn't really know what to say. And I just thought how unprofessional and crazy this is. If this was America, I could ask to speak to a supervisor. There could be like sexual harassment charges pulled. Like, that is so inappropriate. Whereas here, when I would tell the story to other people, either they would say, oh, ma è così in Italia, succede. Or it was a compliment. You shouldn't be upset about it. You should just take it as a compliment. These kinds of reactions that I get here when something similar to this happens to me is completely different than in America, where I feel like in America things like this would be taken way more seriously. Intanto è abbastanza triste che qui non ci sia la possibilità di riportare un fatto del genere e venire effettivamente prese sul serio. Perché se io mi fossi trovata nella tua situazione mi sarei arrabbiata, ma se avessi detto scusami, posso parlare con il tuo superiore perché queste sono molestie, mi avrebbero riso dietro tutti. Non c'è la percezione della gravità di questo comportamento, che invece c'è da altre parti. Se qualcuno arriva da un altro contesto culturale, tu ad esempio, e vede una scena del genere, capisce la gravità del fatto. Mentre invece qui è talmente tanto normale, normalizzato, siamo così tanto abituati a vedere certi comportamenti che ormai non ci facciamo più caso, o se ci infastidiscono la reazione più probabile è dire vabbè, sono io che sono troppo sensibile, è colpa mia. Se uno mi dice, se uno in un ufficio del genere mi dice ah sì, tu dovresti andare a cena con lui, io mi devo sentire in colpa perché sto pensando che quella frase sia assolutamente fuori luogo. È il problema di moltissime ragazze ed è qualcosa che raccontano un sacco di ragazze. Quando si trovano in situazioni del genere, qui in Italia, la sensazione è sempre quella di essere, a parte essere sporche, sentirsi sporche, e poi sentirsi in colpa, e questa cosa me la scrivono veramente tantissime ragazze, sentirsi in colpa perché se tu mi hai detto una cosa del genere è evidente che io ho fatto qualcosa per farti capire che potevi effettivamente avere questo comportamento nei miei confronti, e quindi alla fine è colpa mia. I remember when I first got here, and we all know that in Italy people love to stare at people that are different from them, so people would always stare at me. And in America, usually when you make eye contact with somebody, you smile at them. It's just a thing. And so when people would stare at me here, I would smile at them.
And that was until my friends told me, no, Tia, you need to stop smiling at these people that you don't know, because they'll take it as you wanting them, you wanting something. All you have to do is smile at somebody and you're asking for something, which I thought was crazy. Questo credo che faccia parte anche di una credenza che alcuni uomini hanno, non voglio generalizzare, non tutti, ma che le donne non facciano altro che aspettare loro. Ok? Per cui ti ritrovi a dover essere, parlo in prima persona, io mi ritrovo a dover essere spesso scontrosa per evitare che qualcuno possa pensare che invece io stia cercando della compagnia. Purtroppo mi sono spesso ritrovata in situazioni in cui non c'era la via di mezzo. Se ti sorrido, sono immediatamente disponibile per te. E questo ti dà il pass per dirmi qualsiasi cosa. Beh, tu mi hai sorriso, quindi vuol dire che ci stai, no? Oppure, beh, ma tu mi hai parlato, tu sei stata carina con me. Questo vuol dire che... Ma io sono carina perché sono una persona carina, non so. Questa cosa qui negli anni sempre di più in realtà personalmente mi ha portato ad avere degli atteggiamenti, non dico scontrosi, però non dare troppa confidenza, sicuramente non sorridere a qualcuno se incrocia il mio sguardo, perché lo so che tristemente questo può mandare un certo tipo di messaggio. Dopodiché c'è anche la convinzione, questa è tipicamente italiana, che no, l'uomo debba fare la prima mossa, no? Perché noi siamo italiani amanti latini, ok? E quindi l'uomo deve fare la prima mossa. L'uomo deve fare la prima mossa come frase, come stereotipo, in realtà porta anche gli uomini ad essere forse più aggressivi di quanto non sarebbero se potessero essere ciò che sono, cioè se si sentissero liberi di comportarsi come vorrebbero comportarsi naturalmente. Però in una società che ti dice è l'uomo che deve fare la prima mossa, e se tu non fai la prima mossa non sei un uomo, io non mi stupisco poi tanto che ci siano degli uomini che arrivino ad avere dei comportamenti oltre la linea, perché è meglio essere eccessivi in quel verso che non rischiare di sentirsi dire che non sei un uomo. Io credo che ci sia anche questo dietro, non se ne parla mai. Si parla molto di come si sentono le donne, ed è giustissimo parlarne, perché se una donna si sente sporca e in colpa se le dici ciao bella, forse non devi dirle ciao bella, forse. E non si parla mai però della ragione per cui, perciò o ci diciamo che tutti gli uomini sono idioti, ma io non ci credo, oppure possiamo provare a trovare una ragione culturale per cui accade questa cosa. Secondo me, dal mio punto di vista, c'entra anche molto l'aspettativa che la società ha nei confronti dell'uomo. Io penso che l'uomo debba essere in un certo modo e tu ti devi adattare a quel modello, oppure non vai bene. Questo porta a questo loop, tra l'altro portato avanti anche dalle donne, perché ci sono anche un sacco di donne che dicono no, è lui che deve fare la prima mossa. E quindi è un circolo vizioso. Exactly, which is a huge difference that I've brought about on this channel. It's not like that in America at all. The men don't really, in my generation, make the first move. The woman has to. Definitely in relationships, I feel like there's more equality. Of course, I'm not going to go and say there's no sexism in America. Of course there is, but it's not like here. In America, the expectation nowadays is you split the bill. In Italy, that's not necessarily the expectation on the first date. In America, the expectation is a woman has to approach you, also because if you come up to her and she doesn't want you, probable that she'll just laugh in your face. Like, you're in the club and the guy comes up to you, if you don't want him, it's not outside of the imagination that the woman wouldn't respond well to the rejection. She's not going to sweetly say, oh no, I'm not interested. No, she's gonna, I mean, have you heard that that song by Meghan Trainor? No. Yeah, okay. That's the American girl's mentality, kind of. So my name is no. my number is no. So, yeah, in American society, or my, the woman usually, at least the woman needs to explicitly show that she's interested in you. Sarebbe bello che apprendessimo questa cosa dalla cultura americana, no means no, e quindi io preferirei che un ragazzo facesse un double check sul mio interesse, piuttosto che darlo per scontato e comportarsi in un modo che magari per lui è corteggiamento, ma io lo chiamo molestia. Right. Perché l'effetto su di me è un altro. It's interesting because when I first came here I was in love with this fact that the Italian men were so forward and they were all so interested in me. My mindset about it has kind of changed. Like, I don't know, in certain settings, maybe if you're in a club, the ciao bella thing could be cute.
But if I'm just walking in the street or I'm trying to get my business done at the post office, it's very inappropriate and it's very uncomfortable because you can't even respond. Tu dicevi, mi piaceva molto questa cosa, gli uomini italiani che arrivavano e ti dicevano tutti ciao bella. E in realtà non è che dicono, quando dicono ciao bella non gli sta interessando tu nello specifico, perché ci sono alcuni tipi di uomini che non dicono, che dicono ciao bella piuttosto in continuazione a qualunque tipo di donna. Mm-hmm. Quindi non è la questione ti ho visto e mi sei proprio piaciuta, anche perché siccome nessuno ha mai reagito con un please marry me ad un ciao bella, è evidente che non è quello l'approccio che ti porterà a conoscere una ragazza. Mm. E gli uomini lo sanno, non è questione di essere stupidi. Nessuno pensa realmente che fermare una ragazza dicendole ciao bella figa per strada porti ad un matrimonio o ad una casa. Perché io sento gente che dice, vabbè, ma allora come dovrei approcciare una ragazza? Beh, non urlandole ciao bella in mezzo alla strada, ci sono altri modi, ma cioè, tutti trovano altri modi, evidente, e sono esistenti, ci sono, basta trovarli. Ciao bella non significa sono interessato a te, ciao bella significa io ho potere su di te. Io posso permettermi di fermarti in mezzo alla strada e dirti ciao bella figa, sapendo che non mi accadrà niente. Perché? Perché è socialmente accettato, perché l'Italia è una società decisamente sessista, decisamente maschilista, quindi io posso dirti ciao bella figa in mezzo alla strada e tu non puoi reagire, A, perché rischi fisicamente qualcosa molto spesso, B, perché passi dalla parte del torto, perché ciao bella è un complimento, anche se io mi sento sporca e mi sento una prostituta, guarda caso devo comunque pensare che sia un complimento, sono sbagliata io. E oltre a questo fatto, non è per quello, il ciao bella è appunto per manifestare il mio potere su di te, io mi metto in una condizione up e metto te in una condizione down. Questa è la ragione per cui io non lo prendo come un complimento quando mi arriva un ciao bella. Per me ciao bella si traduce con guarda quanto potere ho su di te, solo perché io sono un uomo e tu sei una donna, posso permettermi di disturbarti mentre stai camminando e tu non mi puoi dire niente, perché se tu dici qualcosa tu sei quella che ha rotto le palle, perché non hai capito che quello era un complimento. Another topic that we touched on in my last video was the topic of femminicidio and the fact that I had never even heard that word before I came to Italy, and we talked about it a little bit, but I don't know, I felt like you could explain a little bit better the meaning of femminicidio, what it is, why it's talked about in the Italian context. Allora, quando si parla di femminicidio normalmente ci sono sempre due obiezioni, una è tipicamente femminile, l'altra è tipicamente maschile. Le donne normalmente, se sono contro l'utilizzo della parola femminicidio, dicono esiste già una parola che descrive l'uccisione di un essere umano, si chiama omicidio. Quindi perché trovarne un'altra per invece parlare dell'uccisione di una donna? Le donne non sono comunque esseri umani? Perché dovremmo avere un'altra parola? Cosa siamo, esseri umani di serie B? E questa cosa si spiega con il significato di femminicidio, perché il femminicidio non è l'uccisione di una donna. Punto. Il femminicidio sta a significare l'uccisione di una donna in quanto donna, per il suo essere donna. Cioè, se io devo dei soldi ad un tizio e non glieli do e questo mi ammazza, questo non è un femminicidio, è un omicidio, perché la ragione per cui mi ha ammazzata è perché non gli ho ridato dei soldi. E poteva capitare la stessa cosa anche se io fossi stata un uomo. Mentre invece se io lascio il mio ragazzo e lui si fa trovare sotto casa e mi dà fuoco, quello non è un semplice omicidio, perché lui mi ha uccisa perché lui ha un certo modo di vedere la donna e ha delle certe aspettative. L'uomo si aspetta, l'uomo, sto generalizzando, prendete il discorso con le pinze, si aspetta che la donna faccia certe cose, che sia una brava mogliettina, che stia a casa, che non lo lasci, che non si rifaccia una vita, soprattutto che non vada a letto con un altro, che non abbia un nuovo ragazzo, questo non lo puoi fare, no? E dunque vieni punita per questo. Le donne che vengono uccise in quanto donne vengono uccise perché la loro realtà, i loro comportamenti non rispondevano allo stereotipo della donna perfetta, che è quella che ci si aspetta, che la società si aspetta di vedere. Questo è un femminicidio. Quindi sono due cose diverse. La seconda obiezione, che invece è tipicamente maschile, è quella di chi dice perché non c'è una parola per parlare dell'omicidio di un uomo in quanto uomo?
E io tutte le volte dico: baciatevi i gomiti, non ne avete bisogno, non c'è bisogno di una parola che descriva l'omicidio di un uomo in quanto uomo, perché non è qualcosa che accade sistematicamente. Sono assolutamente certa che nel mondo sia successo anche questo, che degli uomini siano stati uccisi perché non riuscivano a rispondere allo stereotipo di uomo ideale. Sono assolutamente certa che sia accaduto, ma non è qualcosa di sistematico. Non è qualcosa che io devo vedere ogni sera al telegiornale. Dunque non mi serve una parola. Una parola mi serve quando c'è un fenomeno che capita talmente tante volte che bisogna dargli un nome. Gli uomini non vengono uccisi perché uomini così tanto spesso, e quindi non hanno bisogno di una parola. E vorrei essere tanto al posto loro, questo posso dire. One last comment that I always get whenever I talk about sexism or feminism or anything regarding gender, which comes from American, older American women, is the reason why I don't want to be called a feminist or I don't identify with the word feminism is because I'm so privileged to not have to see all of those struggles. But then I say, but that's kind of my point, that things have gotten so good in America that somebody born in 1996 can honestly, totally say that I've never felt oppressed in my life because I'm a woman in America. I mean, I say this in many videos, that I prefer to be a black person in Italy just like I prefer to be a woman in America. In Italy, it was the first time in my life where I didn't feel like I was black. People didn't make it a point to let me know that I was black, you know? Whereas on the other side, this was the first time in my life where I had to actually think about what I was going to wear outside, not because I wanted to impress people or I wanted to look cool, but because I wanted to avoid being mistaken as a prostitute. And mind you, I live in Milan. I don't live in like some little town in the middle of the mountains. I live in one of the biggest metropolitan cities in Italy, and this is something that I actually have to think about that I never had to think about in my life before. So I guess what I'm trying to say is things are different in different places. Things are different in America, and I still do abstain that in America, feminism needs to change if it doesn't want everybody to hate it. Allora, su quello che dicevi prima, la questione faccio fatica a definirmi femminista perché posso sinceramente dire nella mia vita di non aver mai, non essere mai stata discriminata in quanto donna in America. Io sono assolutamente convinta che alcune discriminazioni non le vediamo, non significa che non ci siano, anche io, cioè parlo anche per me, sono certa che alcune discriminazioni mi sono molto chiare, in quanto donna mi accade questo, secondo me ce ne sono delle altre che sono talmente tanto accettate che nemmeno io, nonostante l'occhio critico, clinico, riesco a vederle, quindi sono contenta che tu dica non sono mai stata discriminata. The same thing as racism as well. Like, I just feel like I haven't been discriminated against. Probably I have, but I haven't felt it. But I mean, that's the point. I don't know. I can happily live my life if I'm not conscious of something, you know? Certo, poi c'è sempre la questione del però se divento consapevole divento anche utile agli altri. Bisogna sempre decidere insomma che cosa si vuole fare. Uno certo può anche vivere la sua vita felicemente inconsapevole di alcune discriminazioni, ok, poi c'è la domanda da farsi: ma se invece diventassi consapevole, questa cosa potrebbe cambiare in meglio, potrei fare qualcosa per fare la differenza? Ed è questa la ragione per cui secondo me ha senso definirsi femministi, perché quando si pensa al femminismo si pensa sempre alle tizie che urlano per il diritto all'aborto con i peli sotto le ascelle. E questo è proprio lo stereotipo della femminista, proprio classico, seconda ondata, anni 60-70, pieni. Però la definizione di femminismo è una persona che crede nella parità politica, economica e sociale dei sessi. E secondo me, messa in questa definizione, faccio fatica a sentire qualcuno che dica, perché se quella è la definizione... Then you're saying that you're not for those things. I don't know, I guess for me, I just feel like my actions speak louder than my words. I can call myself whatever I want, but at the end of the day, it's how I act, it's the message that I get across, and I feel like I can still support all the feminist ideals without... Because the thing is, when you say that you're a feminist, it's, at least for me, it's like I'm co-signing with every single thing that any other feminist has ever said, and I have a problem with that because... Ma ce l'ho anch'io. Ed è la ragione per cui si tende a parlare non tanto di femminismo, quanto di femminismi, perché ci sono diversi tipi di femminismo. Ad esempio, io non sono assolutamente d'accordo con tutto il femminismo separatista, che quindi vuole le donne da una parte e gli uomini dall'altra. Non sono assolutamente d'accordo. Ma io, quando dico che sono femminista, mi rifaccio alla definizione del vocabolario e
e porto avanti le mie idee, quindi, come dire, le mie azioni confermano le mie parole. Non è che parlo e basta. Quello che faccio rispecchia quello che penso. Credo che sia utile che persone che hanno pensieri del genere si dicano femministe, perché questo può aiutare a smettere di pensare che le femministe siano quelle. Perché se io sento un sacco di persone che dicono cose sensate e dicono però faccio fatica a definirmi femminista, continuo a portare avanti lo stereotipo che quindi la femminista sia quella roba lì. Mentre invece, ad esempio, io dico sempre che sono femminista, perché siccome io parlo di donne e parlo di uomini, voglio che il messaggio che passi sia questo. Il femminismo è questa cosa qua, il femminismo si occupa di parità. Ed è inutile, come dire, avere qualcosa contro il femminismo adesso basandosi sull'ideale del femminismo della seconda ondata, quando siamo dentro alla quarta. Per questo, secondo me, è importante dirsi femministi, perché così passa finalmente un messaggio nuovo rispetto al femminismo. Le cose evolvono, quindi tanto vale dare loro una mano. I want to thank Irene another time for coming onto my channel. Grazie. And of course, thank you guys for watching. We're going to be having a discussion in the comment section, so be sure to comment all of the things that you want to say to us, because I know there's a lot of things you want to say. Share your opinion. I'd love to hear what you guys think. And as always, like and subscribe if you haven't already. And I'll see you guys in my next one. Mwah. Bye.